Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti in questo video recensione del DLC Bella Italia per Euro Truck Simulator 2. Innanzitutto ringrazio assolutamente SCS Software che come al solito si è prodigata per farmi avere una key in tempo per recensire il DLC e andiamo subito a vedere quello che ci offre il DLC Bella Italia. Io ho avuto qualche giorno per provarlo prima di pubblicare questo video. Ho fatto già anche una live, qualcuno di voi magari l'ha già vista, altri possono trovarla in past broadcast sul mio canale. È un pochettino lunghetta perché ci siamo fatti un paio di consegne. Allora, innanzitutto il DLC Bella Italia aggiunge 23 nuove città nella penisola italiana. In particolare aggiunge tutta la zona centro-meridionale, diciamo, se consideriamo centro anche questa parte che è più nord. Il nord era già abbastanza coperto, è stata espansa la zona nord e è stata aggiunta tutta la zona centro e sud dell'Italia. In particolare è stato molto importante il lavoro che era fatto sulla Sicilia per la pianificazione e la progettazione, diciamo, di tutte le strade, di tutte le città, e assolutamente mi sento di dire che la verosimiglianza è stata al centro di questa espansione. Io non conosco ovviamente tutte le città, però passando per Roma, passando per Catanzaro, passando per Taranto, ho visto dei segni, anche il rifacimento di Torino e Milano, ho visto dei segni, dei landmark, diciamo, davvero notevoli che ci ricordano davvero quelle città, per quanto non possono essere identiche a quello che sono in realtà, ci sono dei punti che ci fanno pensare proprio quello. Ad esempio Catanzaro, c'è la stazione di Catanzaro Lido che è identica, c'è il ponte che unisce le due parti di Catanzaro che è davvero identico a quello che è nella realtà, ci sono i tunnel proprio posizionati come sono posizionati nella realtà, anche se alla fine è una cittadina di due case, ecco, Catanzaro. Oltre a quello, oltre alle città qua indicate, che sono anche, ci sono alcune anche più piccoline che occupano in pratica solo un un'azienda, come per esempio qua Cassino, c'è solo questa rotonda e nulla di più, anche Terni è alquanto piccola, giusto questa piccola zona qua, Suzzara ha un'altra zona molto piccola. Esistono degli svincoli nell'autostrada e dei borghi che si possono incontrare, metterò delle immagini se riesco a trovare, farò un montaggio. Che vengono, non vengono indicati sulla mappa perché non sono dei centri di interesse nella mappa, non vengono sbloccati, non ci sono delle consegne particolari, non vengono considerati come città a parte, ma la cartellonistica ci indica delle città molto piccole o comunque dei borghi, dei paesi che possiamo incontrare durante il nostro tragitto, e questo è davvero molto interessante, aggiunge davvero più dettaglio a quello che è la geografia dell'Italia. Oltre a questo sono stati aggiunti dei nuovi achievement come al solito con tutti i recenti DLC. Stiamo parlando di achievement dai più ai meno semplici, ma in generale abbastanza fattibili. Il primo e principale è l'achievement imperatore, che viene sbloccato quando si esplorano tutte e 23 le città italiane. Poi è presente l'achievement siciliano vero, che viene sbloccato acquistando un garage in tutte le città siciliane, che come abbiamo potuto vedere sono tre, sono Messina, Catania e Palermo. Capitano, che viene consegnato a chi consegnerà una merce a tutti i cantieri navali italiani, sono due cantieri navali e già non ricordo più quali siano, ma mi sembra di sapere che ce n'era probabilmente uno a Napoli e forse, non so se a Palermo, sì, probabilmente a Palermo. No, ancora non ho sbloccato quell'achievement e quindi non so dirvi di precisione. Un achievement, tutte le strade portano a Roma, che viene sbloccato se si accede a Roma da quattro strade differenti, dalle quattro strade differenti. Io sono acceduto da una sola strada per ora, quindi sono a 1 su 4. Brutto, un po' peccato del città di Roma, che è il grande raccordo anulare, praticamente spezzato, ce n'è solo un brandello. Per questione di gameplay non era possibile indicarlo, cioè farlo tutto, ma un po' è un peccato.
Poi gli altri achievement sono attento alla lava che viene sbloccato quando si visitano entrambi i vulcani Etna e Vesuvio. Non si tratta di un punto preciso in cui bisogna spostarsi, come ad esempio i landmark di American Truck Simulator, per chi lo conosce, l'ha giocato e sbloccato questo achievement, ma basta passarci accanto come i landmark francesi, quindi uno può anche non accorgersene. Io per esempio sono passato di fianco all'Etna di notte e non me ne sono per niente accorto, ma me l'ha contato. E ultimo achievement, Michelangelo che completa una consegna dalla cava di marmo di Carrara. Questo che ho appena ottenuto, in pratica la cava di marmo di Carrara rientra sotto la città di Livorno ed è come azienda la Marmo SPA. È un punto anche molto caratteristico da passare, cioè per passare con il proprio camion. Metterò qualche spezzone probabilmente per mostrarvi. Detto questo, il lavoro è stato davvero ben fatto per quanto riguarda la resa delle città. Le due pecche principali, diciamo che sono, vabbè, un po' di errorini che sono dovuti al fatto che effettivamente sono dei ragazzi che non hanno niente a che vedere con l'Italia, quindi ci sono degli errori. Per esempio ho incontrato il cartello di fine dell'Abruzzo uscendo da Taranto, uscendo da questa strada qua. Ho incontrato più o meno in questo punto il cartello di fine dell'Abruzzo e inizio della Basilicata, mentre invece noi sappiamo benissimo che l'Abruzzo era finito già da mo'. Il grande raccordo anulare che è spezzato, mi pare che prima di Bari venga indicata all'inizio della Puglia scritta come Apulia, e un pochettino di altri errori di questo genere, ma per il resto è tutto molto verosimile. Ah, altra imprecisione, Lamborghini della polizia che girano davvero molto 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 spesso rispetto a quanto si possono incontrare nella vita reale. E altra piccola pecca è il discorso del prezzo. Per quanto è l'espansione, diciamo, in chilometri percorribili di strade, che è davvero più piccola rispetto all'espansione francese, avere lo stesso prezzo di Vive la France, secondo me, è un tantinello esagerato, soprattutto contando che in questo periodo hanno rilasciato anche il DLC per American Truck Simulator, che molti giocatori di Euro Truck Simulator avranno comprato, e aggiungendo il fatto che sembra che prossima settimana, tra due settimane, comunque entro il nuovo anno, uscirà il nuovo DLC, quello sui carichi eccezionali. E secondo me è un pochettino esagerato chiedere quel prezzo lì. Però chi è appassionato come me probabilmente lo acquisterà comunque nonostante tutto. Chi gioca molto Euro Truck Simulator 2 in genere non ha molto tempo per giocare ad altri videogiochi, quindi questo è il discorso. Nel mentre suppongo che vi avrò aggiunto anche dei vari spezzoni di quello che è il paesaggio dell'Italia. Io spero di essere stato esaustivo in questo video. Il DLC è molto bello, io vi consiglio di prenderlo comunque nonostante tutto, perché essendo italiani vi piacerà di sicuro vedere rappresentato il vostro paese al meglio da un'azienda che assolutamente non ha la base in Italia, quindi ha fatto davvero un ottimo lavoro per rendere così verosimile uno stato che conosce poco. E vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo video e buona giornata a tutti. Ciao!